Vuoti a rendere, ho proposto il progetto Riabitare Spazi Marginali, che racconta di un paese, Possagno, nel quale convivono due spazi che si guardano ma che non hanno nessun tipo di rapporto fisico tra di loro. Ho proposto questo progetto di una serie di fotografie appunto che raccontano quello che è diciamo, lo sviluppo industriale, economico in vari punti d'Europa, nei vari viaggi che ho fatto. Per Vuoti a Rendere ho proposto un progetto foto installativo, si tratta di Landscape Automatic Portraits, un progetto che ho realizzato a Shanghai durante una residenza artistica lo scorso anno. Ho iniziato a fotografare durante i miei studi, io sono laureata in architettura, quindi ho frequentato dei corsi sia pratici, di fotografia pellicola, analogica, sia dei corsi di storia della fotografia e da qui ho intrapreso il mio percorso che poi è diventato personale. Sono approdato alla fotografia in maniera un po' strana, nel senso che io provengo dal mondo delle arti visive, utilizzo molteplici media per i miei lavori, per le mie installazioni e cercando appunto l'efficacia, la sintesi, sono approdato alla fotografia perché in questo progetto mi serviva indagare col mezzo fotografico. Diciamo che ho sempre fatto fotografia, nel senso che mi sono preso la prima macchina analogica, boh, avevo avuto 10 anni, e mi è sempre interessato appunto come strumento più che altro per raccontare storie. Il rapporto con il territorio fa da sempre parte della mia indagine, in quanto sono un artista fortemente legato al contesto in cui opero e assolutamente non autoreferenziale. Quindi da sempre, diciamo, la mia indagine, le mie riflessioni guardano fuori, guardano la città, guardano il paesaggio, guardano gli spazi urbani. Il rapporto con il territorio è una tematica che fa parte del mio modo di fotografare da quando ho iniziato, un po' per gli studi che ho fatto e un po' proprio per il mio interesse personale nei confronti appunto di queste tematiche, quindi sì, è un tema che ho già indagato e che intendo continuare ad indagare. Diciamo che nel mio modo di scattare ho sempre preferito un approccio più legato al reportage, quindi all'indagine di come sono dei soggetti all'interno di uno spazio. Quello spazio può essere una casa, una situazione, una festa o proprio un luogo, oppure i prodotti di questo luogo e nel caso di questo progetto i prodotti dell'economia e il modo in cui l'economia è influenzato poi con le costruzioni. Grazie, ciao. Grazie. Grazie Alberto. Grazie a voi. Ciao.